Intelligenza artificiale e sapienza del cuore per una comunicazione pienamente umana. È il tema scelto da Papa Francesco per la prossima giornata mondiale delle comunicazioni sociali che sarà celebrata il 12 maggio 2024. E noi questa mattina, in attesa di conoscere i contenuti di questo messaggio che, come abbiamo anticipato, sarà divulgato e diffuso domani, vogliamo approfondire alcune tematiche legate appunto all'intelligenza artificiale con Vincenzo Corrado, direttore dell'Ufficio della Conferenza Episcopale Italiana delle Comunicazioni Sociali. Buongiorno Vincenzo, ben trovato, grazie per essere con noi. Grazie a voi, buongiorno. Buona giornata. Allora, stiamo ormai parlando di intelligenza artificiale da diversi punti di vista. Il primo gennaio abbiamo visto come Papa Francesco abbia affiancato il tema appunto dell'intelligenza artificiale a quello della pace. Questa volta ci poniamo dal punto di vista della comunicazione. Vincenzo, vorrei partire subito con una domanda. La comunicazione, così come la conosciamo, è davvero in pericolo e rischia di essere soppiantata da un algoritmo? Questo può succedere, ma noi ovviamente non vogliamo che succeda. Per certi versi, un po' già adesso la comunicazione e l'informazione sono condizionate dagli algoritmi. Non è un caso che Papa Francesco in diverse occasioni abbia evidenziato la necessità di un'algoretica, cioè di un'etica applicata agli algoritmi, proprio perché non avvenga questo capovolgimento, ovvero un condizionamento di pacchetti di dati che informano e comunicano diversamente. Le reti sociali sono proprio per questo reti sociali, perché connettono tra di loro persone. Ovviamente connettendole ognuno porta con sé il proprio vissuto personale, la dimensione umana della comunicazione, che noi non vogliamo che venga soppiantata dalle produzioni meccaniche. Nel titolo molto interessante quello che ha detto, soprattutto questa parola algoretica che dovremmo davvero studiare, ma immagino anche imparare a utilizzare meglio. Nel titolo del messaggio emerge una contrapposizione appunto tra l'algoritmo, l'intelligenza artificiale e il cuore. Possiamo dire che la comunicazione deve partire dal cuore, ma soprattutto quali caratteristiche deve avere per essere pienamente umana? Questa sottolineatura del Papa, intelligenza artificiale e sapienza del cuore, colloca questo messaggio nel percorso che è stato disegnato negli ultimi 3 anni. E Papa Francesco ci ha consegnato 3 verbi ben precisi: andare a vedere un messaggio di 3 anni fa, ascoltare 2 anni fa e poi parlare, tutto condizionato dal cuore. Allora, tutto il processo comunicativo prende vita dal cuore, anche le conquiste che stanno costruendo un nuovo ambiente intorno a noi hanno bisogno di questa dimensione vitale. Ed è il cuore a conferire il vero senso del limite alla comunione, alla comunicazione, che apre poi alla comunione, alla comunicazione di sé. In sostanza, il cuore ci ricorda che c'è sempre una verità da ricercare e da raccontare. Ecco perché le caratteristiche principali della comunicazione non possono che essere il movimento, andare a vedere, l'ascoltare, che disegna l'apertura totale di sé, e poi il parlare. E il cuore, associato anche all'intelligenza artificiale, ci ricorda che non tutto è sempre meccanico e che ogni dimensione ha bisogno del suo tempo, dei suoi silenzi. Solo così la comunicazione diventerà sempre più pienamente umana. Mi piace citare un passaggio della Fratelli Tutti di Papa Francesco, questa grande enciclica che davvero ha parlato a 360 gradi della fraternità. Il Papa ha ovviamente accennato anche al tema della comunicazione, scrive al numero 205: è necessario verificare continuamente che le attuali forme di comunicazione ci orientino effettivamente all'incontro generoso, alla ricerca sincera della verità piena, al servizio, alla vicinanza con gli ultimi, all'impegno di costruire il bene comune. Allora io credo, Vincenzo, che l'intelligenza artificiale da questo punto di vista non debba essere un sostituto dell'uomo, ma un valido aiuto. E quello che vorrei chiederti è come ci può aiutare
a costruire anche ponti di pace per ritornare anche a quello che è stato diciamo, l'affiancamento, l'abbinamento nel messaggio del 1° gennaio scorso, la giornata mondiale della pace? E noi dobbiamo avere uno sguardo nuovo su queste tecnologie, uno sguardo nuovo che affonda le sue radici e le sue fondamenta nell'etica e nella deontologia che noi dobbiamo sempre applicare quando ci accostiamo a nuove forme tecnologiche. E l'intelligenza artificiale è sicuramente uno scenario in continuo sviluppo, in continuo divenire, e ancora adesso noi non riusciamo a prevedere quello che succederà da qui anche a qualche mese, quindi ci troviamo nel mezzo di un progresso continuo. Credo che Papa Francesco, soprattutto nella Fratelli Tutti, ci ricorda quanto la comunicazione abbia fondamentalmente bisogno di un recupero e di una dimensione legata al bene comune. Quando l'intelligenza artificiale viene utilizzata e impiegata proprio per favorire conoscenza, per favorire sviluppo, per favorire progresso all'interno dei popoli, può essere applicata in maniera, diciamo, etica e deontologica. Se invece, in contrapposizione a queste dimensioni, l'intelligenza artificiale favorisce ancora di più il soggettivismo, l'individualismo, la ricerca del successo personale, allora stiamo andando fuori pista. Ecco perché il bilancino di questa dimensione di progresso non può che essere l'etica, e noi dobbiamo abituarci a questa parola, algoretica. Gli algoritmi hanno bisogno di un'etica che li guidi, ma quest'etica che guida gli algoritmi non è che piove dal cielo, dobbiamo darla noi, e in questo senso entra in gioco anche la responsabilità di chi conduce il progresso, e sappiamo quanto spesso dietro a queste innovazioni ci sono leggi di mercato che condizionano poi la società. Quindi la responsabilità di chi favorisce il progresso, la responsabilità di chi è chiamato a comunicare, quindi noi comunicatori, ma anche la responsabilità degli utenti finali, dei recettori, che sono chiamati a sviluppare sempre più un senso critico nel momento in cui si accostano a queste tecnologie. Quindi Vincenzo, il bilancino di cui parlavi, etica e deontologia, la responsabilità anche di noi, insomma, di noi comunicatori, tutto questo si può riassumere in una sola parola: l'impegno, no, che dobbiamo assumerci proprio per affrontare questa, per fronteggiare questa sfida tra umano e digitale. Sì, noi ci troviamo davanti a una grande sfida, una sfida epocale, e sarà sicuramente, fra qualche anno verrà ricordata come una grande rivoluzione. E noi ci troviamo davanti a questo momento di passaggio, che non è una cesura rispetto a quello che noi oggi viviamo, è sicuramente un momento, uno snodo cruciale per il futuro. Allora, che cosa possiamo fare? O subire questa rivoluzione, oppure accettare la sfida e diventare protagonisti. Sicuramente essere spettatori di ciò che avviene intorno a noi non favorisce il progresso umano. Quindi a tutti noi che ci occupiamo di comunicazione, ma a tutte le persone che si trovano a vivere in questo ambiente, in questa dimensione, in questo tempo storico, è richiesta una grande responsabilità. La responsabilità si traduce nella conoscenza di ciò che avviene, in un'informazione di ciò che sta avvenendo, ma anche in quella sorta di patto che si può sviluppare tra il comunicatore e il recettore. Vincenzo, una domanda fuori scaletta. Ieri Papa Francesco ha ricevuto l'Associazione Internazionale dei Giornalisti Accreditati presso il Vaticano, noi cosiddetti vaticanisti. Noi stamattina abbiamo ricordato una figura davvero straordinaria da questo punto di vista, Giuseppe De Carli, e mi piace riprendere anche le parole che ieri ha detto il Papa, mutuate anche da quelle che ci hai appena detto tu. Essere giornalista è una vocazione, un po' come quella del medico che sceglie di amare l'umanità curandone le malattie. Così, in un certo senso, fa il giornalista che sceglie di toccare con mano le ferite della società e del mondo. Quanto bisogno di conoscere e raccontare da una parte, e quanta necessità di coltivare un amore incondizionato alla verità dall'altra. Mi sembrano parole davvero importanti, scolpite nella pietra, potremmo dire così, che ci giungono come un monito in vista anche della festa del nostro santo patrono. Tu cosa ne pensi? Sì, noi abbiamo avuto la fortuna di incrociare nel nostro percorso professionale grandi professionisti.
Poi stare a Roma sicuramente aiuta a incrociare queste figure, figure che noi consideriamo del passato, ma la loro testimonianza è ancora di grande attualità. Io credo che una grande lezione che questi giornalisti ci hanno consegnato è che la realtà, il dolore, il vissuto, anche le cose belle, devono, per poterle raccontare pienamente, devono attraversare le nostre persone. Per questo io amo ripetere che noi giornalisti, chi fa il vaticanista, deve lasciarsi attraversare da ciò che racconta. Se il racconto diventa un semplice riassuntino di cose viste, noi avremmo fatto il compitino, ma dobbiamo lasciarci veramente attraversare il cuore da ciò che succede intorno a noi. Lo prendiamo come un impegno allora, è uno Certo. di quei fioretti, come si suol dire, che in qualche maniera devono attraversare le nostre vite. Vincenzo, grazie di cuore e buon lavoro per i lavori del Consiglio Episcopale Permanente, perché sappiamo ti abbiamo strappato a questo impegno importante, però ci tenevamo ad avere una voce autorevole come la tua per parlare di comunicazione. Grazie, grazie di cuore. E auguri per domani. Grazie, grazie. Buona Auguri festa. anche a tutti voi e ai nostri telespettatori. Grazie. Grazie. E allora, caro Leonardo, chiudiamo questa importante pagina dedicata alla comunicazione e all'informazione. Prima di fermarci, dobbiamo andare in pubblicità, ma credo tra qualche secondo. Ricordiamo a proposito di comunicazione il nostro numero WhatsApp per entrare in contatto con noi, per inviarci le vostre foto, anche perché no, ricorrenze, foto in bianco e nero, foto del passato, foto storiche, 331-737 8033. E vogliamo annunciare anche i nostri prossimi ospiti, perché Certo. sono già arrivati qui nei nostri studi. Come abbiamo detto all'inizio, ora cambiamo argomento perché parliamo di tradizioni popolari. Lo faremo attraverso la voce di Monsignor Michele Pennisi e del presidente Bisignano della Confederazione delle Confraternite delle Diocesi Italiane per un importante appuntamento che coinvolgerà la nostra città, San Giovanni Rotondo, i devoti di Padre Pio, ma più in generale tutte le diocesi d'Italia e le confraternite legate appunto alle diocesi. Allora noi ora ci fermiamo per la pubblicità, sistemiamo lo studio e poi ancora qui insieme.